Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Mister Ego, oggi siamo tornati come sempre a bomba su Clash Royale ragazzi. Oggi con un pushettino in ladder che sicuramente non sarà per tutta la Lega 8, però andiamo a ripercorrere ciò che abbiamo lasciato nello scorso episodio dove mi sono andato a fare tutta una Lega. Ragazzi, il deck già lo conosciamo, per il momento il Cavaliere mi sta dando soddisfazioni, quindi non vado a rimettere la Bandit. Mi raccomando, con il lecchino di supporto come sempre iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto attivando la campanellina. Non mi perderei in altre chiacchiere signori e andrei subito a tuffarmi in ladder per vedere che caspita sta succedendo, perché siamo agli sgoccioli della season, quindi dobbiamo un po' pushare in maniera più decisa. Siamo contro Flow subito. Fornace, ci potevo tirare veleno, in verità. Ci potevo tirare veleno tantissimo. Quindi con molta calma, sto cavaliere me lo vorrei tirare in split dall'altro lato, perché secondo me ci può stare. Veleno ragazzi, quasi veleno. In maniera abbastanza tranquilla, cheat. Andiamo con la tronco, fra non creparci. Oh, subito battezzato così quest'oggi. Va bene, il ladder. Va benissimo. Tocchi ladder, tocchi bestemmie su Clash Royale. Incredibile, ma vero. Fastidioso il deck del tipo, molto fastidioso, ragazzi. Certo, la partita non è finita, ragazzi, assolutamente. Però, ha pigliato già il nostro Flow un certo vantaggio, ragazzi. Fornace fatta fuori subito, quindi ok. Casper ci è crepato tantissimo. Cucciolo di drago anche addirittura per lui. Va bene. Allora, sarà difficile, ragazzi, Sarà veramente tanto tanto difficile. Però ce la dobbiamo giocare in qualche modo. Qua ho sbagliato, potevo andare in Mago Zap, perché mi sono dimenticato completamente che lui ha Orda di Sgherri e Barbari. Quindi il Pekka ce lo vedo non male, ragazzi, di più. Il Pekka veramente ce lo vedo male. C'ha anche il Miner, eccolo. Ecco i Barbari. Cerchiamo di trasportarli un attimino di qua, signori, che male non fa. Cerchiamo di andare con un Casper, che male non fa. Il Pekka, meno male, si è girato subito contro il mini Pekka, quindi ok. Abbiamo ancora la Venerina a disposizione, quindi va bene. Purtroppo non siamo in overtime. E ragazzi, è un problema. Bello angusto. Andiamo con la veleno. Ok, veleno ottimo. Mannaggia lui, mannaggia. Ha investito un bel po' di elisir, eh. Oh, fra, non hai tutto questo elisir, fra. Dai, Madonna. Lasciami in pace. Fammi fare dei danni a torre succulenti, fratellino. Andiamo con la veleno, ci abbiamo 39 secondi. Cerchiamo di sfruttare il tutto nel miglior modo possibile. Andiamo con il cavaliere, ovviamente, che dovrebbe riuscire a tankare un po' di roba. Va bene, con una tronco ce la dovremmo fare. Fa 77 di danno, quindi prima di lanciarla aspetterei un secondino. Anzi, andiamo con una rete da battaglia subito di qua, Boez, che secondo me ci sta. Ma lanciala sta tronco per sicurezza, non si sa mai. Ok, va bene. Va bene così. Andiamo con una veleno in fase difensiva. Andiamo a fare di questo. Buttiamoci un cavaliere di qua per tenere un po' più il tutto sotto controllo. Va benissimo così. Andiamo con Casper. Bella la fireball sicuramente. Secondo me ha investito tanto elisir, una fraccata proprio. Andiamo con la tronco. Mini Pekka fantastico, signori. Molto so good quel mini Pekka lì. Particolare, ragazzi. Sicuramente molto particolare. Ok, bravo l'arciere magico. Ottimo lavoro di Arceus. Guardalo che pezzo di scrotino. Mamma mia, cattivo lui in questo frangente. Veramente cattivo. Attenzione, andiamo con la veleno. Veleno ottimo. Però non abbiamo fatto chissà che cosa, ragazzi. Difficile sta partita, regà, perché comunque è counter il tipo, eh. Non mi venite a dire che non è counter, regà, perché tacci sua è counter un botto. Tacci sua, ragazzi, è counter veramente tanto. Andiamo a fare di questo con il gran cavaliere, scusate. Allora, come cacchio devo fa? Qua dobbiamo giocarcela di veleno. Assolutamente. In questo modo andiamo di Pekka. Andiamo con la rete da battaglia. Vediamo un po'
e ci facciamo seguire da un po' di, da un po' di cristiani. Va benissimo così, via di tronco. Cioè, regà, io penso di stare giocando anche abbastanza bene. Purtroppo 30 secondi al termine. Madonna mia che delirio, ragazzi. Madonna mia che delirio. Andiamo con la rete da battaglia. Non ce la si fa, regà, non ce la si fa. Non ce la si fa, regà. Non ce la si fa, GG a lui. GG a lui, counter. La siamo anche riusciti a recuperare. Secondo me l'ho giocata anche abbastanza bene. Però nel per 3, ragazzi, è impossibile riuscire a passare. Cioè nel per 3, regà, non ce la si fa. Orda di sgherri, barbari, evoluti, fireball. Chi cazzo più ne ha più ne metta, regà. Questa è stata difficile. Speravo, signori, in qualcosina di più succulento per il primo game. Purtroppo non è andato così, ma proprio così me la piazzi sta bandit. Subito, subito, rapido, rapido. Ci troviamo contro Mirror. Mi sa di sì. Mi sa di sì. Clash Royale, Valleone, è una cosa indescrivibile, ragazzi. Tocchi veramente ladder, tocchi bestemmie. Allora, ecco. Sto utilizzando la mia variante con il cavaliere, ma siamo serie. Siamo serie. Mannaggia, lui mannaggia. Allora, questo è un problema, raga. Questo è un problema, gli provo a far giocare instant. Ah no, 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 no. Ok, tira una veleno, se sa mai. Ok, ci sta, veleno ottima secondo me. Dovremmo riuscire a penetrare con la rete. Perfetto. Veleno tirata secondo me, ragazzi, da Dio. Sbagliato quel mago zap tantissimo, perché la bandit forse ci lascia a torre. Infatti. Bene. Abbiamo fatto una cavolata, ragazzi, indescrivibile. Abbiamo fatto una cavolata indescrivibile con quel mago zap. Tanti errori oggi da parte del mister. Tanti, tanti, tanti errori da parte del mister oggi. Mamma mia, questo errore ci è pesato. Mamma mia, quanti danni che mi ha fatto. Perché? 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 Allora, con molta calma. Lui anche c'è il cavaliere evo. Lui anche ha l'arciere magico. Quindi appena me lo piazza io potrei tirare pecca. Potrei decidere di tirare pecca, eh. No. Allora facciamo noi così. Facciamo noi così, signori. In maniera abbastanza aggraziata. Oddio, tanto aggraziati non siamo stati, eh. Tanto aggraziati, regà, non siamo stati. Abbiamo un altro cavaliere a disposizione, va bene. Però il Pekka ci ha pigliato una caterba di danni indescrivibili proprio. Qui andiamo con Casper, secondo me ci sta bene. Dovrebbe reggere la botta. Ok, ti prego, fammi fuori quella roba lì. Ci hai provato, fra? Ci hai provato. Ok, cavaliere evo secondo me ci sta. Orca miseria, regà, orca miseria. Orca miseria, signori. Che cacchio me devo inventare? Cioè, nel senso, ho sbagliato io. Ho sbagliato io, regà. Molto tranquillamente, molto nello Shandleman. Me lo vado a pigliare così come me lo sono scritto sto libro. Eh sì, me lo vado a pigliare come me lo sono scritto sto libro, ragazzi. Me lo vado a prendere come semplicemente me lo sono scritto. Ci abbiamo ancora 20 secondi e al termine, quindi magari qualcosina potrebbe uscire da sotto, ma non credo proprio. Guardalo! 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 Madonna! Ok? Che cacchio di partita a cardiopalma, regà? Non fate domande. Non fate domande, signori. Non fate domande, please. Carichiamo con la rete. Ok? Andiamo con la velenide. Ok. Tiriamoci l'arciere magico, che secondo me qua ci sta benissimo, ragazzi. Andiamo con la tronco. Comunque danni ne abbiamo fatti. Va benissimo così. Andiamo in this moment con lui. Andiamo a proteggere lui con lui. Procediamo con l'arciere, la rete da bot. Mother Witch, così me lo dici? Esilio pezzettino di merdino. Via con la veleno subito, fast fast. Danni, regà, ne abbiamo fatti. Ci siamo fatti fuori anche la Mother Witch, quindi va bene. Quindi va bene. Ci pigliamo, aia, aia, aia. No, 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 please, 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 please. Ok, 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 ok. No, non ci sto a credere. Mannaggia, regà. Madonna. Mio Dio, ragazzi, che game, eh. Io sto facendo veramente fatica a crederci. Io sto a fare veramente una cifra di fatica a crederci, ragazzi, al game che abbiamo fatto. Ovviamente ce ne andiamo a fare un'altra, ovviamente, contro Leon Brave. Che bella partita l'ultima dei Microbe.
Va bene. Ti devo dire, è gestita abbastanza bene questa difesa. Abbastanza male questa difesa, scusate. Non posso andare a tirare nient'altro perché lui ha semplicemente utilizzato 4 di Elisir. Noi invece abbiamo utilizzato il demonio di Elisir. Allora, vabbè, lo stiamo gestendo abbastanza bene, Però se continuiamo di questo passo, oddio, lui è costretto a difendersi di là, perché una tronco mi sa che non me lo ammazza se ce l'ha. Quindi si piglia la hit, va bene. Si è preso la hit lui, signori. Andiamo con una veleno, molto tranquillamente. Questo ci gioca estrattore di elisir, potrebbe avere golem sicuramente. Sicuramente ha golem, ragazzi. Noi abbiamo pecca dalla nostra. Eccolo lì che arriva il suo golem bello nello Shandloman. Andiamo a utilizzare pecca velocissimamente proprio. C'è tanta gente che dice: guarda che tu lo counter i goblin. Ni, dipende. Se lui ha i draghetti, regà, mi danno fastidio. Lui in questo caso c'ha i draghetti e ha la Phoenix. Quindi non è che dici, lui ce l'ha le robe che ci vanno a martoriare un po', Lui ce l'ha le robe, signori, che ci vanno un po' a martoriare. È come se ce li ha, regà. Porco due se ce li ha. Ragazzi, questa è complicatissima, regà. Questa è complicatissima. Quando hai draghetti, ragazzi, e io non ho in cycle mago zap e arciere magico, non dico che è impossibile, regà, ma quasi. Perché ho sputato, prendita, ho sputato 4 di elisir, regà, su quell'estrattore lì, che non dovevo usare. Non dovevo usare, mi dovevo tenere la veleno per la fase difensiva per i draghetti, regà. Ci ho pensato dopo. Mannaggia a me, mannaggia. Dai, altro game, signori, non vi voglio lasciare assolutamente con questo amaro in bocca. Però porco due la ladder, mamma mia, porco due la ladder. Allora, vi ricordo che ho switchato da Fireball a veleno perché mi trovavo contro... Che mi trovavo contro, regà, non mi ricordo nemmeno più. Però comunque ho switchato da Fireball a veleno. Non mi ricordo perché, Me lo ricorderete voi sotto nei commenti. Purtroppo non ho l'arciere magico in questo frangente, mi sarebbe tornato veramente tanto tanto utile. Non vado a lanciare la trocco perché lui potrebbe avere un arciere magico proprio l'ultima carta. Va bene, che te devo dire? Sai che ti dico, fra, pecca dal ponte perché ci facciamo fuori bandit, ci facciamo fuori un sacco di robe brutte. Quindi qua vado con la veleno, ragazzi, senza ombra di dubbio. Brutto, molto molto brutto. Andiamo con la tronco. Perfetto, diciamo che ci siamo difesi, raga, abbiamo anche arrangiato un po' di danni. Però è complicata, ragazzi, perché c'ha la pirotecnica che non è tanto un dito in quel posto, ok? Ci dobbiamo ciclare il deck. Penso proprio che lui abbia ma qua a dirlo un altro estrattore, fra, ma che cosa non sei, fra, ma dai! Madonna mia, raga, però, Mamma mia, ragazzi, però Clash Royale che noia così, Madonna mia, però Clash Royale che noia così, ragazzi. Clash Royale così veramente diventa noioso, ragazzi. Diventa brutale. Diventa veramente qualcosa di brutale, raga. Io mi devo andare a pigliare la hit di questo tipo, perché se mi vado a difendere, ragazzi, butto roba. Quindi mi devo fare i fattacci miei. Proviamo a recuperare danni con l'arciere magico. Sicuramente così lui è costretto a lanciarci qualcosina. Andiamo con la tronco. Ovviamente, ragazzi, pecca. Manco ve lo sto a dire. Cavaliere. Ovviamente di qua Casper. Guardalo che pezzo di merda. Andiamo a fare di questo. Mamma mia, quanta roba, fra! Mamma mia, quanta roba, ragazzi. Mio Dio, quanta roba, raga. Però così è strong, Così è strong un botto. C'ha doppio estrattore, ragazzi. Io che cacchio me posso inventare, fra! Madonna! Via di tronco di qua. Mio Dio! Basta, cavolo. Un altro estrattore, tua suocera.
Tua suocera, fratello, tua suocera. Andiamo con il cavaliere. Devo spendere l'arciere magico qua per forza. Devo andare qua a fare di questo. Devo andare qua a fare di questo. Assolutamente. Mi devo portare il mini pecca di qua. Lui mi ha fatto una marea di danni. Una cifra. Porco due. Andiamo a fare di questo. Pecca dovrebbe tankare un bel po' di roba. Ok. Andiamo con Casper. Ok. Minchia che roba, regà. Minchia che nervi. Madonna mia, regà la ladder. Mamma mia, ragazzi, la ladder. Mamma mia, regà la ladder. Che storia. Che storia la ladder, ragazzi. Perché c'ha queste strutture? Non c'ha senso. Non c'ha senso, regà. La pirotecnica è stata OP in questo frangente. Guarda, devo andare di veleno. Guarda, devo andare di veleno per forza. Ok. Sono dovuto andare di veleno per forza, ragazzi. Per forza. Secondi mancano. Attenzione che lui ha piazzato la strattura. Via di veleno. Via di tronco. Vai. Dai, fra, da bolla al cere magico, fra. Fate qualcosa, fra. Ci sto a credere, signori, non ci sto a credere. Non ci sto a credere, regà. Vai di veleno. Quanti più danni riesce a fare, fratelli? Mamma mia. Che match pure quest'altro. Porco due gli estrattori. Io vi lascio così perché non ce la faccio. C'ho il cuore che va a 3000. Sicuramente in questi giorni starterò una live per vedere di scalare il più possibile, ovviamente insieme a voi. Però mamma mia che devasto. Se vi è piaciuto l'episodio di oggi, come sempre, mi raccomando un bel likeino di supporto. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Mi raccomando, attivando la campanellina. Io vi ringrazio come sempre per tutto il supporto che date in ogni singolo video, in ogni singola live. Io vi mando un abbraccio enorme e ciao ciao da Mister Eco.